Un bando per l'affidamento del servizio di manutenzione e di gestione delle aree e degli impianti del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza. Se ne discuterà già giovedì prossimo nel corso di un incontro dove saranno esaminate le stime tecniche ed economiche del nuovo mandato. E quanto stabilito al termine di una riunione, convocata in regione dall'assessore alle attività produttive Erminio Restaino, a cui hanno partecipato il commissario dell'ASI di Potenza, Donato Salvatore, i rappresentanti sindacali e alcuni delegati di Confindustria. Nel corso dell'incontro il commissario del Consorzio per lo sviluppo industriale Salvatore ha annunciato l'ipotesi di affidare a privati il servizio di smaltimento dei rifiuti negli impianti di depurazione come quello di San Nicola di Melfi e dell'area industriale dell'Alta Val d'Agri. L'assessore Erminio Restaino ha approvato la proposta di Salvatore, sottolineando che apporterebbe anche un risparmio in termini di costi di elettricità grazie al contributo della società energetica lucana. L'intesa raggiunta tra Regione e Consorzio ASI, ha ricordato Restaino, segue l'accordo sulla competitività produttiva già sottoscritto in passato. La Giunta regionale stanziò circa 8,15 milioni di euro per la realizzazione di interventi di completamento delle aree artigianali ed industriali.